Addentriamoci un po' nel controllo centralizzato, per cui abbiamo visto, senza entrare assolutamente nel dettaglio, il controllo decentralizzato. Tendenzialmente la prima idea è controllo ogni motore come un sistema, un ingresso, un'uscita, ignorando completamente il fatto che il motore faccia parte di un motore. Ottengo prestazioni limitate per motivi abbastanza evidenti una volta che scriviamo il modello matematico, e già dalla volta scorsa abbiamo cominciato a ragionare sfruttando il modello. Dico che okay, ma io conosco il modello matematico, ho una stima dei parametri, posso sapere quali sono le coppie che si scambiano, le forze che vengono scambiate lungo la struttura, e posso pensare di compensare. Adesso vedremo quello che è noto come controllo PD a compensazione di gravità nello spazio dei giunti e il controllo a dinamica inversa. Ci siamo lasciati quindi venerdì scorso con il modello matematico, lo riscrivo perché ci servirà. Sistema di n equazioni non lineare accoppiato. Non lineare, va bene, lo abbiamo visto, ci sono seni e coseni, c'è il quadrato della velocità, c'è il prodotto delle varie componenti dello stato, le velocità per il seno della posizione ad esempio, quindi sono tutte quanti sorgenti di non linearità rispetto alle equazioni differenziali ordinarie che abbiamo visto essere, diciamo, l'unica equazione differenziale che soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti, ed è accoppiato. Cosa vuol dire accoppiato? Beh, molto semplicemente che sono n equazioni differenziali in cui compaiono tutte n le variabili. Dal punto di vista fisico è molto semplice: se muovo un braccio, gli altri risentono di questo movimento in termini di coppie, di scambio di forze. Allora, che facciamo? Prima di introdurre il controllo PD più compensazione di gravità, ripetiamo un attimo Lyapunov. Chi ha seguito teoria dei sistemi si accorgerà che la pagina è la stessa, va bene? Però lo ripetiamo un attimo. Partiamo da un sistema assolutamente generico, quindi spunto uguale F di X con variabile di stato x dimensione n, in questo caso non è il numero dei giunti, è semplicemente una funzione vettoriale. Cerchiamo di associare a questa variabile di stato una funzione scalare che abbia delle proprietà di continuità, di dolcezza. Senza entrare nel dettaglio, l'ho enunciato solamente nella versione più semplice di tutta la famiglia dei teoremi di stabilità sviluppati inizialmente da Lyapunov, ma comunque dalla comunità prima matematica, poi controllista, e diamo solamente quello semplice senza entrare troppo detto nei dettagli. Quindi io voglio, sto cercando una funzione, in questo caso una funzione positiva, questo è uno scalare, la lettera maiuscola va in deroga alla nostra convenzione, ma semplicemente perché, diciamo, si utilizza storicamente questa nei teoremi. Voglio una funzione che sia maggiore di 0 per ogni x diverso da 0 e nulla nell'origine. Bene? Allora, ogni funzione di questo tipo è una funzione candidata di Lyapunov. Dopodiché io che cosa faccio? Devo calcolare
la derivata rispetto al tempo? Sì. La derivata temporale di zero stato minore o uguale di zero, allora l'origine è stabile. Va bene? La definizione di stabilità, di instabilità, asintotica stabilità l'abbiamo già vista in teoria di sistemi, non la ripetiamo. Se poi io qui non ho un segno di minore o uguale, ma strettamente minore di zero, allora l'origine è asintoticamente stabile, vuol dire che non solo le traiettorie di evoluzione dello stato rimangono intorno dello zero, ma per limite per t che vale infinito tendono ad annullarsi. Bene? In particolare la stabilità o asintotica stabilità è globale se la funzione è cosiddetta radially unbounded, cioè questa proprietà di dire che se la i per x che vale infinito anche la v tende all'infinito, in inglese radially unbounded, ci permette di dire che diciamo il risultato del nostro teorema è globale, vale per ogni x. Bene, ok, qual è il succo di questo discorso? Devo cercare una funzione di Lyapunov. Però noi abbiamo già visto che per sistemi meccanici tipicamente associamo la funzione di Lyapunov a una particolare funzione dello stato. In particolare noi facciamo scelte che siano del tipo un mezzo x trasposto kx. Okay. Perché? Beh, perché è stato già dimostrato, e non lo rifacciamo, che molto spesso scegliendo forme quadratiche di questo tipo io riesco a progettare il controllore e dimostrare stabilità. Abbiamo visto, questo è uno strumento che permette di studiare la stabilità, ma se io nella V punto, quando vado a calcolare la V punto, mantengo l'ingresso come grado di libertà, posso poi sfruttare questo grado di libertà per imporre che la derivata sia minore di zero se sono bravo, oppure mi posso accontentare di minore o uguale di zero. Quindi questo, che è uno strumento di analisi della stabilità, può diventare uno strumento di sintesi di un controllore, posso progettare un controllore. Allora, è stato già fatto il lavoro, molto spesso una struttura per la funzione di Lyapunov di questo tipo è sufficiente per arrivare al progetto di un controllore. Nelle varie varianti, a che serve uno scalare qui? Non serve a niente, serve solamente per avere i numeri puliti dopo. Questo invece è un peso, vedremo che il peso non altera la proprietà della funzione di Lyapunov, ma ci consente di ottenere dal punto di vista del controllo una caratteristica, vi diremo insomma, è un ulteriore grado di libertà che possiamo che anzi che dobbiamo sfruttare. Noi sappiamo disegnare questa perché l'abbiamo già vista, e in particolare questa forma quadratica qui che è stata disegnata con uno stato bidimensionale, quindi noi sul piano qui abbiamo x1 e x2 e poi nella terza dimensione c'è proprio disegnata il valore della V. E va bene, la sezione col piano verticale è una parabola, quella orizzontale lì è una circonferenza se K non è isotropo, se è un'ellisse, ma non è tanto importante. Il disegno ci mostra che questa è una funzione che ha un minimo nell'origine e vale 0. Poi in particolare questa cresce sempre, cioè questa è proprio quella radially unbounded. E dobbiamo vedere se siamo bravi, se riusciamo a dimostrare che V punto è minore o uguale di zero. Allora, vediamo, questa è una potenziale V, ok? Che cosa voglio fare? Voglio calcolare la derivata. Questo qui è uno scalare, lo sappiamo perché questa è una matrice, questo qua è un vettore riga 1 per n, questa è una matrice n per n, questo è un vettore n per 1.
Per cui se io vado a fare il prodotto matriciale, dal punto di vista puramente dimensionale, io ho un risultato 1 per 1, cioè uno scalare. Va bene? Quando vado a fare la derivata di questo, posso fare la dimostrazione, ma diciamo, me lo ricordo dall'algebra, dal punto di vista formale questa derivata assomiglia molto a quella che abbiamo imparato per le funzioni polinomiali, per cui questo è il quadrato di x e la sua derivata è 2x x punto. Beh, qui otteniamo qualcosa di molto simile, va bene? Per cui la derivata di questo è il 2 che si semplifica e poi x trasposto k x punto, e va bene, lì mi ha lasciato il 2, ma è la stessa cosa. Ma allora x punto che cos'è? X punto è f di x. Beh, a questo punto però io, diciamo, ho ancora la 1 nella mia modello matematico. E beh, che cosa ho fatto? Ho fatto entrare in gioco la u. Ora io devo vedere se sono in grado, scegliendo la u, di fare in modo che questa v punto, questa funzione, sia negativa. Guardate, io non ho nessun limite nella scelta di u, se non ingegneristico. L'unico mio limite qui è, diciamo, la fisica realizzabilità, perché già sono nel non lineare, per cui non mi pongo dei problemi di linearità o meno. Per cui mandare a zero lo stato x, che cosa significa? Beh, significa che la scelta più opportuna come variabile di stato è di prendere un errore, va bene, perché lo voglio mandare a zero. E come variabile di stato per un robot cosa è opportuno prendere? È un sistema meccanico del secondo ordine. In teoria dei sistemi abbiamo visto già diverse volte che quando io ho dei sistemi meccanici del secondo ordine, una scelta opportuna per la variabile di stato è posizione e velocità. Bene, posizione e velocità, in questo caso l'errore di posizione e l'errore di velocità, per cui il mio stato ha dimensione 2n e il nostro robot sarebbe uno stato di dimensione 14. Okay? Allora che cosa faccio? Beh, devo scrivere il mio modello in maniera opportuna, devo fare queste derivate e devo vedere che cosa esce fuori. Facciamolo e tramite questo strumento matematico vediamo se riusciamo a progettare il nostro primo controllore. Ok, allora, prima di tutto, quello che faremo lo faremo per un problema regulation, ossia regolazione, quindi la Q desiderata è costante. Q punto desiderato è uguale a zero. Definiamo uno stato. Il nostro stato sarà dato da Q tilde e poi ci mettiamo Q punto. Questo è il mio stato, posizione e velocità. Voglio mandare a zero, quindi errore di posizione, Q tilde che è desiderato meno Q. Poi in questo caso avrei dovuto mettere errore di velocità, quindi Q punto desiderato meno Q punto, ma Q punto desiderato uguale a zero, quindi rimane meno Q punto, ma uso meno Q punto, oppure Q punto è la stessa cosa perché lo voglio mandare a zero. Quindi questo è il mio stato. Ok? A questo punto mi serve una funzione candidata di Ivanov. Perché candidata? Vabbè, perché all'inizio si chiama candidata e quando poi avete dimostrato è una funzione di Ivanov. Ok, la mia funzione deve essere una funzione dello stato. Fate attenzione, se guardate quello che c'è scritto là, c'è scritto V funzione
posizione di Q tilde e di Q punto. Bene, il mio stato è fatto dall'errore posizione e dalla velocità. Ora l'ho scritto, diciamo, qui col separato con la virgola, spesso si trova così, oppure come un unico vettore la stessa cosa. Non cambia niente. Deve essere una funzione positiva, quindi una funzione quadratica nello stato. In realtà lì vedete che è la somma di due funzioni quadratiche, beh, è la stessa cosa, vi faccio vedere. Io l'avrei potuto scrivere in questo modo qua. Avrei potuto scrivere così, no? Così sono formalmente uguale al teorema così come ho enunciato prima. Poi, questa è definita positiva, ovviamente sì, queste sono matrici di zeri. Questa ovviamente è definita positiva perché è una matrice diagonale a blocchi, in cui le matrici sulla diagonale sono definite positive, per cui la posso scrivere così, non c'è nessun problema. Quindi un mezzo, un punto trasposto, un mezzo, allora c'è una cosa che mi lascia un attimo perplesso adesso. Rispetto all'enunciato, io ho qualcosa di diverso. Nella forma quadratica compare a sua volta lo stato, perché io qui come matrice dei pesi ho la matrice di Lucas. Allora, questa cosa qui non dà alcun fastidio dal punto di vista analitico, cioè del teorema di Lyapunov, a patto di derivare anche questo. Nella derivata dobbiamo fare attenzione. Bene, perché B di Q è una funzione del tempo, tramite la Q. Per il resto rimane una funzione definita positiva. La B di Q è una matrice definita positiva, per cui non c'è nessun problema. Cosa devo fare? Devo fare la derivata. E allora facciamo la derivata. Allora, questa funzione qua, quando la vado a derivare, facciamo attenzione, diciamo, dal punto di vista matematico, c'è la funzione quadrato che è Q punto al quadrato, però B di Q è anche una funzione del tempo, quindi io devo fare la derivata del prodotto. Bene. Quindi questo significa che io avrò il 2, lo semplifico e ho Q punto di Q, Q due punti, più un mezzo Q punto trasposto di punto di Q, Q punto, più Q tilde trasposto KP Q tilde. Ho levato le lineette sotto, diciamo, ormai nemmeno le dimensioni dovremmo averle capite. Ora, dov'è l'ingresso? Ancora non vedo nessun ingresso qua, no? La U dove sta? Beh, la U c'è, perché in realtà qui è entrata in gioco, qua posso far entrare in gioco la dinamica. Allora capisco anche perché ho messo BQ due punti. Ho messo BQ due punti in maniera tale da portarmi tutta la dinamica dentro. Mi porto l'ingresso, poi purtroppo, fra virgolette, mi porto anche tutti questi altri termini. Esplicito quindi B con due punti e lo metto qua dentro. Ok? Quindi questo significa complicata come espressione.
Però vediamo un attimo, una proprietà del modello matematico che non abbiamo dimostrato è che b punto meno 2c è uguale a 0, va bene? Andiamo a vedere, ce l'abbiamo b punto meno 2c? Sì, perché qua posso mettere in evidenza a sinistra il q punto trasposto, a destra il q punto e raccolgo il b punto qua e il c qua, ok? Non siamo entrati nel dettaglio, questa è una proprietà fisica, non è formale, c'è un motivo ben preciso per cui deve essere così, non abbiamo avuto tempo di farlo. La cosa importante è che questo è uguale a zero, quindi io questi termini li sto cancellando, non è un'approssimazione, b punto meno 2c è uguale a zero. Ok. Che cosa ottengo allora? Qua non ho derivato, ragazzi. Giusto? Qua non ho derivato. Ancora no. Sulle slide però perché... Sì, ancora non c'è. Perché sulle slide c'è un altro passaggio che ancora non ho fatto. Okay. Allora, a questo punto... Facciamo comparire questo meno, vediamo da dove compare. Q tilde punto, chi è? È la derivata di Q desiderato meno Q, quindi Q punto desiderato meno Q punto, ma Q punto desiderato è uguale a 0, per cui rimane meno Q punto. Quindi questa cosa qui, solo questo termine qua, a chi è uguale? A Q tilde trasposto KP che moltiplica meno Q punto. Bene, guardate, questo è uno scavare, a parte che il meno me lo porto subito fuori perché è consentito. Questo è uno scalare. Quando avete le forme quadratiche di questo tipo qua, il trasposto di uno scalare è uguale a se stesso, quindi io posso fare il trasposto senza problemi di questo e mi viene meno q punto trasposto kp q tilde. Perché al KP non gli scrivo trasposto? Perché questo lo scelgo io e lo piglio simmetrico. Bene? Per cui adesso trovate che questa è la stessa espressione che negli appunti, quindi non è solo il meno davanti, c'è anche quest'altra differenza rispetto al KP. Quindi io ora ho un punto trasposto che io posso mettere in evidenza a sinistra. Ok? Mi fermo qua, adesso non so più che fare, devo in qualche modo progettare il controllore. Bene, allora devo progettare il controllore in modo tale che questa V punto sia minore o uguale a 0. Spero di riuscire a fare minore di 0, ma mi accontenterei anche di minore o uguale, poi però devo fare altre considerazioni. Allora, cosa posso fare? In questo momento tutto, cioè l'unico limite è la fisica realizzabilità, ma diciamo non ho problemi. Allora, guardate, U è un grado di libertà, quindi io posso sceglierlo. E che cosa posso scegliere? Posso scegliere, per esempio, Q punto trasposto per G. È indeterminato in segno e io però posso scegliere che nella mia U io compensi esattamente la gravità, cioè io posso scegliere una cosa del tipo U è uguale KP tilde più G, e nel momento in cui faccio KP tilde più G io questi qua li sto proprio cancellando. Potrei fermarmi qua, perché se io mi fermassi qua, io avrei questo qua. Qual è il segno?
termine meno Q punto trasposto a F Q punto, che se no chi è positivo? Questo è positivo, cioè meno da 1, questo è negativo ed è sempre negativo, è minore uguale a 0 o minore di 0? Questo numero qua matematicamente, poi ci pensiamo, la F, sì, la F viene dal T, questa è definita positiva, questa F, sì sì, per cui posso dire che questa è una forma quadratica, ma la B punto è quella che cercavo, è la B punto che voleva le apro, questa è minore di 0. Allora vediamo un attimo chi è lo stato, vediamo, riflettiamo su cosa sto cercando. Io sto cercando una funzione di Lyapunov, ok? Maggiore di 0 per ogni stato maggiore di 0, ok? E questo ho costruita io così per me, va bene. La cui derivata sia minore di 0 per ogni stato che è diverso da 0. Chi è lo stato? Lo stato è Q tilde Q punto. Q tilde Q punto, qui Q tilde non c'è, questo oggetto qui è minore di 0 rispetto a Q punto, ma Q punto non è tutto lo stato. Bene, manca Q tilde, quindi è minore o uguale di 0. In realtà, diciamo, c'è un motivo per cui poi io non la scelgo così, pian piano ora ci arriviamo. Ok, quindi il controllo qui viene scelto, guardate, come viene scelto? KP Q tilde più G, ci metto un altro termine in Q punto negativo, meno KD Q punto, e alla fine quello che io ottengo è che qui ho F più KD all'interno. Cosa è cambiato? Beh, un matematico direbbe che non è cambiato niente. Un controllista dice, certo che è cambiato qualcosa, perché prima tu ti prendevi la F del sistema, ti piace o non ti piace, adesso tu stai sagomando lo smorzamento del tuo controllo, se tu a scegliere lo smorzamento del controllo. Va bene? Per cui cosa è cambiato? KD è un grado di libertà. Se il mio sistema non è sufficientemente smorzato, cioè è talmente lubrificato che la F è molto piccola, allora io potrei avere delle oscillazioni sulle prolungazioni e potrei voler desiderare di aggiungere io dell'alto smorzamento tramite il controllo. Bene? Il risultato che ottengo però è che la mia funzione di Lyapunov è minore di 0 per ogni Q punto diverso da 0, ma è uguale a 0 se Q punto è uguale a 0, indipendentemente da Q tilde. Va bene? Quindi cosa significa? Che il mio sistema si ferma. Dove si ferma? Ora studiamo dove si ferma. Va bene? Vediamo dove si ferma il mio sistema. Riprendo, diciamo, l'equazione qua, così non la descrivo. Thank you.
consente di dire che questo sistema si ferma dove, beh, se è fermo tutti questi termini si annullano perché stanno moltiplicando Q punto oppure Q due punti, quindi velocità e accelerazione sono zero. Dopodiché la mia G è la compensazione della gravità, per cui io posso algebricamente sottrarre la gravità, l'ho compensata, vi sto dando una coppia pari alla gravità, e cosa rimane? Kp Q tilde uguale a 0. Poiché Kp a rango pieno è la matrice definita positiva del progetto, Q tilde uguale a 0. Tutto a posto, quindi si ferma ad errore 1. Ok? Ok, questo è il controllo PD più compensazione di gravità nello spazio del giunto. Proporzionale, derivativo, compensazione di gravità. È un controllo abbastanza elementare, è un controllo che consente delle prestazioni anche piuttosto limitate. E ora vediamo pian piano perché. Va bene? Però il primo passo verso progetto di controllori di un certo tipo. Schema blocchi, questo è lo schema blocchi, molto semplice. Vediamo sia lo pseudocodice più tardi, la riga di comando quindi, ma questo è l'equivalente di un programmatore grafico come Simulink per esempio. E come vedete, avendo a disposizione uno strumento del genere, l'implementazione di questo controllore è apparentemente molto semplice. Se volete, l'unica difficoltà è capire cosa metterci qua nella G. Bene, è una funzione di seni e coseni, delle lunghezze, ci sono i parametri di Hartenberg, è una cosa che si può fare, diciamo, non è particolarmente onerosa per manipolatori a 6-7 gradi di libertà. Anche dal punto di vista simbolico, dico, non è onerosa, è una di quelle poche che si possono vedere, toccare con mano. Ok. Come scelgo i parametri? Beh ragazzi, qua non ho un approccio analitico per scegliere i parametri. Io, diciamo, ho cancellato la gravità, rimango con questi termini. Posso sicuramente aiutarmi con l'interpretazione dei termini proporzionali e derivativi, che è la stessa interpretazione del PD. In particolare il proporzionale e il derivativo li troveremo in tutti quanti le leggi di controllo. C'è sempre una possibile interpretazione di un'azione proporzionale nell'errore. L'azione proporzionale nell'errore è una molla che è a riposo quando l'errore è uguale a zero. Quindi questa è una molla della quale voi tarate la rigidezza. Quanto forte è la molla, cioè quanto alto è il Kp. Bene? Per cui una interpretazione che ci aiuta poi a fare la taratura dei guadagni una volta che siamo in aula informatica o nell'esperimento è l'interpretazione del contributo fisico di questi termini. Questo qui è come se fosse una molla virtuale. Il Kdq punto è un attrito virtuale. Voi state mettendo uno smorzamento tramite il software. Questo può aiutare, perché? Perché se io vedo in simulazione che il mio sistema tende a oscillare, presumibilmente la componente molla è predominante rispetto allo smorzamento. E quindi posso giocare un po' su questo. Bene, se aumento il Kp, quello che succede è quello che ho studiato in controlli automatici, perché Kp è legato anche al guadagno nel mio controllore, per cui allargo la banda significa che rendo il mio sistema più pronto, diminuisco i tempi di assestamento, reietto i disturbi, su
sono più insensibile alle variazioni parametriche, questi sono comportamenti, no, sto ripetendo proprio le frasette di controlli, ma destabilizzo il sistema. Quindi il KP ha lo stesso significato. Adesso diciamo, diamo anche questa interpretazione di Molla. Nel tempo continuo il KD è solo benefico, però adesso vediamo che non lo è sempre nel tempo discreto. Un problema di questo controllo è che la taratura non è facile, perché a seconda diciamo dello spazio di lavoro, a seconda di dove mi trovo nello spazio di lavoro, posso vedere dei comportamenti un po' diversi. Guardate un attimo, la G l'abbiamo cancellata perfettamente, la conosciamo perfettamente fino a tutte le cifre significative che ci pare. Però durante il transitorio agiscono questi termini, che sono configurazione dipendente, mentre questi qui, KP e KD, sono costanti. Quindi io che cosa sto facendo? Ho delle equazioni differenziali in cui alcuni coefficienti cambiano in base appunto alla configurazione del robot, ma il mio controllo è sempre lo stesso. Quindi il comportamento non è omogeneo in tutto lo spazio di lavoro del robot. E questo è un grosso limite, per quello detto questo è uno dei primi controllori, diciamo, è abbastanza basico come controllore, va bene? Però può andare bene in base alle prestazioni che voglio, perché voglio conoscere solo la gravità. Altro commento ingegneristico, ma a che punto? Io ho solamente l'encoder sui motori, la dinamo tachimetrica non l'ho mai vista io. Come la calcolo? Beh, faccio quello che c'è scritto qui, e cioè nel caso più semplice faccio un rapporto incrementale. Il rapporto incrementale che ha diciamo una serie di limiti che sono legati essenzialmente al passo di campionamento. Io divento soggetto con le mie prestazioni sono vincolate all'hardware, perché se il mio passo di campionamento è lento io non posso fare più di tanto, perché altrimenti sto introducendo un ritardo e amplificherei il rumore, okay? Uno può dire sì, vabbè, ma se c'è un rumore posso usare un filtro passa basso. Sì, vuol dire introdurre alto ritardo. Il ritardo è destabilizzante. Quando c'è un ritardo devo abbassare i guadagni. Per cui, indipendentemente, devo raggiungere un compromesso, e questo significa abbassare i guadagni. Quindi sto limitando le mie prestazioni. Ok, ma non è solo questo. C'è anche dell'altro che ci limita. E cioè questo. Guardate, in realtà io non ho G, ma ho G cappello, ho una stima della gravità. Se io considero un pendolo, qua c'ho il mio bravo baricentro, la gravità sarà qualcosa del tipo meno L C per il seno di, in cui questo qua è l'EC e questa è la massa. Il pendolo ha una gravità abbastanza semplice, no? Poi seno, coseno, insomma dipende da dove metto lo zero, ma l'importante è una funzione trigonometrica. Ho il momento primo di inerzia, cioè una massa moltiplicata per una distanza. Chi mi dice chi sono questi due termini? Dice, vabbè, te li misuri. Con che precisione li misuro? Dove sta il baricentro di questo oggetto? Avete CAD? Ok, avete CAD, mettete CAD dentro, che ipotesi fate? Che ha densità omogenea, che il materiale è lo stesso, il CAD non è detto che il costruttore l'abbia fatto, non è detto che ce l'abbia. Dopodiché magari ha fatto il CAD, però poi ci sono le guarnizioni, ci sono le modifiche rispetto al CAD, voi non sapete mai esattamente i parametri dinamici. Questo è uno dei parametri dinamici di cui abbiamo parlato, per cui qua ci sarà sempre una G cappello,
che sarà sempre diversa dal G. Cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di stimarla il più correttamente possibile, però non è detto che ci riusciamo. Per cui questo significa che noi non possiamo cancellare, e a regime quello che ci troviamo è G è uguale a KP Q tilde più G cappello. Prima di tutto io faccio l'ipotesi che raggiunga un regime e non è detto che lo raggiunga, va bene? Diciamo di sì. Dopodiché questo non è zero, spero che sia il più possibile vicino a zero se Q cappello è molto simile, se G cappello è molto simile a G, cioè la gravità stimata è uguale a quella di G. Però è chiaro che spero, non mi piace spero, anche questo è configurazione dipendente, perché la G è proprio configurazione dipendente, la gravità. È chiaro che io non posso avere chissà che prestazioni. Questo errore è tanto più piccolo quanto più grande il KP, coerentemente con l'interpretazione che abbiamo dato del KP prima, va bene? Però non avrò errore nullo. Poi ci sono tutti dei teoremi che dimostrano che potete avere comunque delle situazioni di, diciamo, di convergenza, cioè delle condizioni di convergenza, però ok, tutto a posto. Se voglio errore nullo ho studiato controlli, se voglio errore nullo metto un integrale, va bene, metto un integrale. Guardate, l'azione integrale è un'azione abbastanza delicata quando avete un sistema a configurazione dipendente. Volete vedere perché? Pendolo. Questo è il desiderato e questo è l'attuale, dove arrivate voi, no? E vi fermate lì al regime perché avete sbagliato la gravità, quindi c'è un certo errore diverso. Ma voi avete la situazione integrale, per cui qui avete un KI Q tilde. Bene, cioè la situazione integrale. L'azione integrale che fa? Integra questo errore e vi tira su. Vi tira su il manipolatore finché non avete errore nullo. Siamo contenti? Questo è integrale. KI integrale. Questo integrale qua si è caricato proprio dell'errore, ok? E dopodiché il prossimo. La prossima posizione desiderata, desiderato 2, è questo. Guardate, è subdolo. Voi avete caricato un integrale che ha tirato sul manipolatore. Andate subito qua, l'integrale è ancora caricato, lo sta ancora spingendo. Per cui qua si deve scaricare l'integrale, vuol dire che voi qua state aggiungendo le oscillazioni. Vi posso controllare. Okay? Bisogna fare attenzione all'azione integrale quando lavoriamo con sistemi non lineari, quando lavoriamo con robot, perché possono succedere queste cose, cioè l'integrale sta integrando il disturbo, va bene? Questo è un disturbo da un punto di vista del controllo. Quando il disturbo o cambia o scompare, l'integrale sta ancora spingendo contro il disturbo, e per cui non c'è il disturbo e lui continua a spingere, per cui bisogna fare molta attenzione. Anti-wind up non l'avete studiato, non fa niente, va bene? Ignoratelo. L'anti-wind up sono meccanismi che tentano di far entrare in gioco l'azione integrale, diciamo, il meno possibile, solo quando serve, però non è importante. Sì. Cosa intende quando dice che dobbiamo fare attenzione? Cioè, nel senso, praticamente, no? Ci sono alternative. Per come pensare ai disturbi vedremo, c'è per esempio il controllo adattativo, che vedremo, diciamo, nelle prossime lezioni. E poi attenzione, per esempio, anche l'anti-wind up, ci sono diciamo, dei meccanismi che fanno in modo che l'integrale non integri sempre, solo quando serve. Ok, guardate, abbiamo studiato un problema di tipo regolazione, ma nulla mi vieta di implementarlo con una Q desiderato funzione del tempo.
in quel caso implemento kp q tilde più kd q tilde punto più g cappello. Guardate, qua è più, perché adesso questo è q punto desiderato meno q punto. L'analisi stabilita non vale più, ma non fa niente, lo posso implementare così. Ogni volta che voi passate da regolazione a inseguimento di traiettoria, i guadagni non possono essere mai gli stessi in pratica. Cambia proprio il significato, cioè il modo in cui entrare in gioco. Va bene? Vediamoci un video pubblicitario. Allora, come vedete, diciamo, questo robot sta compensando la sua gravità. Sì, questo è un peso messo all'organo terminale. Sta compensando la gravità in tempo reale, per cui vabbè, configurazione dipendente, quando l'operatore lascia. Il fatto che lui stia muovendo col mignolo è intenzionale, è perché vuole far vedere che gli serve poca forza per muoverlo. Bene. Perché in effetti, se voi levate la gravità, a regime non c'è nient'altro per muovere il robot. Se diciamo lo muovete col mignolo, diciamo, significa che poi vedete la sua massa e basta, ma non ci sta niente. Per cui diciamo, quella è l'implementazione con la gravità. Ok. Implementazione. Probabilmente questa è l'esercitazione di mercoledì. L'implementazione, lo pseudocodice è banale, non ci stanno gli jacobiani qui perché è tutto uno spazio di giunti, qualcuno mi dà la configurazione desiderata. Quindi io devo calcolare l'errore, ho usato la sintassi, diciamo, MATLAB nostra, per cui due punti virgola i vuol dire liesima colonna per noi, diciamo. So che la Q è un vettore, però dal punto di vista, diciamo, delle nostre simulazioni abbiamo trovato comodo metterla in una grande matrice in cui l'iesima colonna è il valore della corrispondente variabile in TD, okay? Per cui Q tilde è Q desiderato meno Q, DQ tilde sarebbe l'errore di velocità ed è, vabbè, Zeros ha fatto in blu una questione di LaTeX, però diciamo non ha motivo di essere blu, cioè un vettore di zeri meno DQ. Perché faccio? Perché io definisco questa variabile inutile? Perché così, quando voglio farlo in seguente traiettoria, non cambio il controllore, cambio solamente al posto di zero, smetto un Q punto desiderato. E il controllo? Beh, il controllo è questo, è semplicemente questa riga qui. Chiaramente qualcuno mi deve aver dato questa funzione, non l'ho ancora messa su Classroom, ma diciamo l'abbiamo calcolata con i parametri CAD dello IACO e ve la darò mercoledì. Bene, quindi questo è il controllore. Ok, ci fermiamo qua, facciamo 5 minuti di pausa e poi studiamo il prossimo controllore.